Sì, alcuni giorni fa mi hanno segnalato il taglio di alcuni alberi tra Panza e Succhivo. Sono andato lì a verificare la situazione e effettivamente dopo la fermata del pullman sono stati tagliati una decina d'alberi in fila. Alberi dei pini, in effetti, pini che sono datati, e quindi non si capisce per quale motivo siano stati abbattuti. Fatto sta che ho deciso, in quel caso, con la collaborazione della LAI, l'Associazione per la Salvaguardia degli Animali Abbandonati. Che viene gestita da Alessandra Punzo, in collaborazione con la LAI abbiamo ritenuto opportuno fare una performance, una social performance per sensibilizzare anche le persone del posto, visto che non hanno fatto nulla affinché gli alberi, diciamo così, non fossero abbattuti. E quindi mi sono recato sabato sul posto con alcuni collaboratori e con la vernice rossa abbiamo inscenato la scena di un crimine, perché tagliare gli alberi è un crimine contro l'umanità. Quindi ho personalmente tinto di rosso tutti i monconi rimasti e abbiamo inscenato come una scena del delitto, mettendo anche della segnaletica a terra e a fianco ai monconi. Quindi abbiamo fatto questa social performance che poi la gente si è fermata, ha chiesto, ha domandato, fino a quando poi alla fine i vicini non hanno chiamato le forze dell'ordine, i carabinieri e i vigili urbani. Fortunatamente la performance è stata ultimata e i vigili urbani poi hanno smontato tutto. Quindi mi dispiace anche per chi non ha potuto vedere, diciamo così, l'installazione, anche perché poi l'ultimo albero è stato collocato, è stato posizionato, installato una scatola, quella scatola che io ho installato sugli alberi in tutti i comuni dell'isola a dicembre, la scatola di Michele Penna, sull'inquinamento. Quindi questa è stata una social performance per sensibilizzare praticamente le persone del posto e non.